Dal 19 febbraio al 3 marzo sarà in scena al Teatro Agora di Roma la commedia Che paura, scritta, diretta e interpretata da Giuseppe Talarico, tra gli attori Serena Farnesi e Andrea Carpiceci. Fregati che paura! Mamma mia, mamma mia, che paura! Che paura è uno spaccato tra quello che in realtà la vita ci propone e quello che il destino in qualche modo ci disegna. Pensa alle cose belle! Pensa a me! Ho capito, mangiamo che è meglio, faccio una fame! Molto credo, ancora sbattuto! Vedrai che ti rimette in forza! Nella vita poi alla fine non tutto è deciso da noi, ma che spesso nel bene e nel male qualcuno ci potrebbe aiutare a far sì che le cose possano andare in modo differente. Io tutto questo l'ho legato a una semplice famiglia, ma insomma cerco di far immaginare che le cose, allargando un po' gli orizzonti, potrebbero accadere anche altrove. Allora, volete lo cappuccino o lo caffè? Nero, come stanotte? E il latte bianco, e il latte. E tu? Che affette? O me? E che mochiedi? Io il caffè. Che paura è il sequel di uno spettacolo teatrale che abbiamo fatto la scorsa stagione, che si intitolava Che giornata. Da Che giornata a Che paura sono passati 11 anni nella storia che racconta Giuseppe Talarico. Franco Campogallo, il protagonista, insieme alla moglie decidono praticamente di vivere insieme a Ettore, che sarei io, e a sua moglie che era la vecchia cameriera della casa. È una notte da non dimenticare mai, amica mia. Anzi, stringiamoci in contemplazione e riviviamo sto miracolo. Lourdes! Io sono Ortensia, in Che paura. Che cosa accade? Accade di tutto. Ci sono dei scambi vari di coppie, di persone, equivoci, e arriverà anche un personaggio piuttosto misterioso, che non svegliamo nulla, che metterà in subbuglio tutta la famiglia. In Che paura accadono cose becere, nel senso che poi alla fine io quello che ho portato con me dalla puntata precedente è questo capofamiglia, Franco, che è un uomo neanche cattivo, è sciocco. Franco si trova molto bene con Ettore. Ettore alla fine è andato a vivere a casa sua, lavora nella banca che lui dirige. Io mi sono sposata con Ettore, che era il dottore nella precedente edizione, diciamo, il precedente spettacolo, che è un banchiere. Mi sono trasferita insieme a mio marito a casa Campogallo, quindi viviamo tutti lì come una comune, proprio tutti allegramente, felicemente, e da lì infatti verranno tutte queste serie di scambi, equivoci. Succede che un giorno, e poi sono gli eventi che nascono tutti da lì, un giorno Ettore ha l'idea geniale di convincere Franco ad andare a letto ognuno con la moglie dell'altro. Io porto in scena una dinamica bruttissima, che è quello di uno scambio di coppia, dove però le donne non sanno assolutamente nulla. Che dite voi? Succede tutto insieme o separatamente? Ma in che senso? Dico nel senso che è solamente una maialata o è una mucchiata come il ratto delle Sabine senza capetto, niente? Ettore! Prima che mi si ingrifa tutta la nervatura, spiegami un po' che sta già la psicologa qui! Le mogli non sanno nulla, perché loro entrano nei letti al buio, di nascosto, quindi non si rendono conto di nulla loro. E quindi praticamente ne escono appunto soddisfattissimi, felicissimi, ma da lì nascono degli equivoci, nascono delle situazioni. Sono stata chiamata da Giuseppe Talarico, regista e ideatore di questo spettacolo Che paura, per creare un piccolo intervento coreografico.
ecco, ha voluto dare, diciamo, un doppio finale allo spettacolo, e quindi questo doppio finale, invece che raccontato a parole, l'ha voluto raccontare tramite una coreografia, e poi ci sono anche dei saluti coreografati, eccetera, ed è molto carino, spero molto divertente. Quindi spero che in quel minuto e mezzo di musica di essere riuscita a dare il doppio finale a questa storia. Lo affronto in genere come tutti i personaggi, proprio immedesimando, diventando Ortensia. Io divento Ortensia, cioè io quando sto dietro al palco parlo burino, cioè non esiste che parlo così, perché Ortensia è burina, è umbra, e io parlo così, quindi mi immedesimo talmente tanto che cerco di trovare le reazioni non da Serena ma da Ortensia, e così è stato l'evoluzione, ho cercato di vivere l'evoluzione di Ortensia così, cioè con l'empatia, trovando empatia con il personaggio. Io con gli attori mi trovo sempre bene, è sempre molto divertente lavorare con loro. È un lavoro diverso ovviamente, perché insomma di fronte a dei ballerini uno può ovviamente spiazzare di più, però anche con gli attori ci sono delle chiavi divertenti da poter trovare, e quindi poi gli attori sono sempre, gli attori come i cantanti sono sempre pronti alla danza, si divertono tantissimo, e quello è la cosa importante, anche perché nessuno pretende dagli attori il lago dei cigni, ecco, quindi va bene così, devono divertire e farci divertire, insomma. Avrei dovuto cambiare casa, avrei dovuto cambiare situazione, famiglia, dinamiche, però poi mi sono reso conto che quello che volevo dire lo potevo dire anche attraverso l'anima e gli occhi di questi personaggi che già in qualche modo qualcosa mi avevano portato. E allora ho detto, facciamo un esperimento, sequel in teatro non se ne fanno. E ho detto, però se la devo azzardare sta roba, la devo azzardare bene, faccio una trilogia. Ci sarà una terza puntata che, non ti nascondo, sto già scrivendo, perché poi la vita di tutti i giorni ti suggerisce cose, semplicemente. Io faccio un mestiere dove la cosa migliore che posso fare è sedermi e osservare. Questa volta ho raccontato le vicende di questa famiglia facendole anche canticchiare, facendoli ballare, facendogli vivere una situazione molto assurda. E la prossima volta, chiudendo la trilogia, vorrei far vedere le cose stando esattamente dall'altra parte della barricata. Di solito noi siamo abituati in teatro che la gente si mette seduta in sala e osserva ciò che accade. Pensa che bello riuscire a creare la situazione in cui gli attori osservano ciò che fa il pubblico. Che paura, che paura, che paura, che paura. Agli amici di Spettacolo che Spettacolo. Ciao Spettacolo che Spettacolo. Ciao Spettacolo che Spettacolo. Vi aspettiamo al Teatro Agorà. Vi attendo al Teatro Agorà di Roma. Fino al 3 marzo. Che paura. Ciao a tutti, Spettacolo che Spettacolo. Aspettiamo qui allo Teatro Agorà dal 19 febbraio allo 3 marzo. Venite, vi aspettiamo. Che paura, che paura.